Poracci, bentornati o benvenuti. Sì, abbiamo capito. Benvenuti o bentornati. Le porotifiche. Beh, al sodo però, stringi, stringi. Vai, inizia il video, non ci abbiamo tutto il giorno. In chiusura di settimana vorrei passare in rassegna alcune delle notizie del mondo videoludico che hanno catturato la mia attenzione. Parleremo brevemente di come Nintendo è di nuovo nei guai a causa del drift, di un piccolo scandalo che ha colpito il PlayStation Plus e di un possibile graditissimo ritorno su Nintendo Switch. E non solo. Prima di iniziare vi ricordo che potete supportare il canale offrendomi un caffè virtuale su Ko-fi e vi consiglio assolutamente di seguirmi su tutti i social e in particolare su Instagram, perché dal 1 febbraio partirà un'iniziativa fichissima, il primo torneo interattivo per decidere quale sia il migliore gioco apparso su Nintendo GameCube. Tra domani e domenica vi darò maggiori informazioni qua su YouTube attraverso un community post su come si svolgerà questo mini evento e spero partecipiate tutti quanti. Detto questo, possiamo iniziare. Nintendo si trova sempre più nei guai per quanto riguarda la situazione del drift sui Joy-Con. Sebbene l'azienda giapponese non si sia mai sbilanciata pubblicamente sul problema che affligge i controller della sua console ibrida, le cose non si stanno mettendo per il meglio neanche in Europa. Dopo varie class action partite in America, ora anche la BEUC, ovvero la European Consumer Organization, ha dato il via a un'investigazione sul suolo europeo per quanto riguarda il drift. In seguito alla bellezza di 25.000 segnalazioni arrivate da gran parte degli stati membri, tra cui figurano anche Francia, Belgio, Portogallo, Italia, la BEUC ha rigirato la questione direttamente alla Commissione europea, che a questo punto potrebbe intervenire per imporre delle regolamentazioni a livello europeo in favore degli acquirenti. Insomma, anche nel vecchio continente le cose iniziano a smuoversi, ma Nintendo imperterrita continua col suo silenzio, ma credo che prima o poi dovrà agire in qualche modo, magari introducendo nel mercato una revisione dei controller in grado di risolvere i difetti di progettazione o perché no, presentando proprio un nuovo modello dei Joy-Con 2.0, compatibili con la Switch, ma dal design e dalle componentistiche completamente rinnovati. Anche l'utenza Sony sembra aver avuto una brutta settimana, perché molti giocatori non hanno apprezzato l'inclusione di control all'interno dell'offerta del PlayStation Plus di febbraio. Tenetevi forte perché qui, secondo me, la situazione ha dell'assurdo. Solitamente ci si lamenta perché i giochi gratuiti del Plus non sono all'altezza del prezzo dell'abbonamento, ma per il mese di febbraio è difficile rimanere delusi. Sono stati proposti infatti tre titoli di tutto rispetto. Abbiamo per PS4 e PS5 l'Ultimate Edition di Control, con Creed Genie, e solo per PS5 Destruction All-Stars, titolo che farà il suo debutto direttamente nella Instant Game Collection di Sony. Control è nella sua versione Ultimate, ovvero quella che non solo include tutti i DLC, ma anche l'upgrade gratuito alla Next Gen per girare ottimizzato su PS5. Ed è proprio questo ad aver scandalizzato gli utenti. Le lamentele derivano dal fatto che il publisher del gioco abbia proposto la Ultimate Edition all'interno dei recenti saldi su PS Store, invogliando molti utenti all'acquisto in previsione dell'upgrade di prossima uscita, per poi regalare il gioco, senza preavviso, neanche un mese dopo all'interno del Plus. Secondo voi questo è un comportamento scorretto oppure fa parte del gioco? Secondo me le lamentele sono proprio esagerate, anzi, magari tutti i mesi fossero ricchi come il prossimo febbraio. Dall'altra parte però capisco anche il dispiacere di chi ha acquistato un gioco per poi vederlo regalato poco dopo. Secondo voi quindi gli utenti fanno bene a lamentarsi e a chiedere addirittura dei rimborsi? Non lo so, sono curioso di sapere la vostra opinione. Ritornando dalle parti di Nintendo e revisioni hardware, la grande N ha finalmente annunciato una nuova Switch. Solo che non si tratta della Pro, ma più che altro di un'edizione limitata della Switch base. Dopo la console a tema Mario, pensata per celebrare l'uscita di 3D World il prossimo 12 febbraio, arriva anche il design dedicato a Monster Hunter Rise. Come al solito, il bundle conterrà, oltre a una versione digitale del gioco, anche la console, i Joy-Con e la dock completamente griffati a tema Monster Hunter, con un design che gioca molto tra i contrasti cromatici tra il nero e l'oro. Accanto a questa edizione arriverà anche il Pro Controller, che sono sicuro diventerà un pezzo molto ricercato tra i collezionisti. Fa piacere vedere che questa Limited, prevista inizialmente solo per il Giappone, sia stata annunciata anche per l'Occidente, e il pubblico italiano potrà acquistarla a partire dal 26 marzo, giorno d'uscita di Monster Hunter Rise. Voi poracci proverete a recuperare la console o il Pro Controller? In questi giorni si è tanto parlato di un possibile seguito di Mario Rabbids Kingdom Battle. Lo strategico a turni in stile XCOM sviluppato da Ubisoft ha ricevuto un ottimo riscontro di critica e pubblico e i tempi sembrano maturi per l'annuncio di un sequel.
In fondo è dall'uscita del DLC dedicato a Donkey Kong che tutto tace a proposito del gioco, almeno fino a qualche giorno fa. L'account Twitter ufficiale dei Rabbids, così dal nulla, ha cambiato nome da Rabbids Official a Mario Rabbids, con un'immagine profilo che rimanda proprio al titolo uscito nel 2017, anche se questa era già presente. Neanche il tempo di far partire le speculazioni che il nome dell'account è stato subito ricambiato in quello originale, spegnendo un po' l'entusiasmo dei fan. Chissà se si tratta di alcune prove generali per iniziare a promuovere un nuovo titolo della serie, oppure semplicemente un gioco con i conigli come protagonisti. Viste le grandi potenzialità di Kingdom Battle, che ha tutte le carte in regola per diventare un gioco crossover di tutte le serie Nintendo, non mi sorprenderebbe affatto un annuncio del genere, magari un po' più in là, con una presentazione ufficiale durante l'E3 2021. In chiusura vi segnalo l'uscita della demo di Balan Wonderworld su eShop, PlayStation Store e Steam. Se stavate aspettando con trepidante impazienza il ritorno di Yuji Naka e Naoto Oshima, creatori di Sonic & Knights, beh, vi consiglio di provare la demo per farvi un'idea realistica di quello che vi aspetta e ridimensionare eventuali aspettative. Purtroppo non ci siamo proprio e lo sviluppo del platform non sembra procedere nel migliore dei modi. Provare per credere. E queste poracce erano le notizie che hanno catturato la mia attenzione durante la settimana. Vi aspetto nei commenti per discuterne assieme durante il fine settimana e fatemi anche sapere se questo format del Poro TG vi piace. Come al solito vi invito a supportarmi su tutti i canali social oltre che qui su YouTube e se proprio mi volete bene potete offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi. Detto questo, vi do appuntamento al prossimo video. Io sono il Poro TG, Michele News, ciao!